Eccoci qui, siamo in live, spero di sì. Fa vedere un po'. Se siamo in live, sì, state vedendo robe. Sì, siamo in live. Conferma? Se siamo in live... Sì, sì, benissimo. Ora aspettiamo un po' su questa bellissima schermata di caricamento che... Arrivi qualcuno così posso commentare anch'io nel frattempo. Intanto, hey everyone! Certo. Konnichiwa minasan, watashiwa Mushroomprince desu. Yo Ines, yo Galaxy. Stavo facendo la mia vecchia intro di quando ero, per chi non mi conoscesse, Mega Matti 99 Bonnie. Chi si ricorda questo nome? Per favore lo scriva nei commenti. Vabbè, nei commenti, insomma, dentro la chat. Non è un video, uffa, è una live. Niente, come va? Cosa state facendo? Ovvio che te lo ricordi tu, Galaxy, no? Che state facendo in questo periodo di lockdown, di quarantena? A parte annoiarvi a morte, Ciao Andrea Ink Demon, bello vederti. Beh, ci stanno uccidendo di compiti, ah, chi lo dici, chi lo dici? Specialmente per me che devo fare l'esame di maturità. Vabbè, questa scuola... cos'altro fate a parte annoiarvi a morte? Io? Niente di che, faccio solo live per intrattenervi un po'. E siamo due spettatori attuali, perfetto. Qua è meglio che mi inizi a dare da fare per fare qualcosa qui, eh. Vabbè, io ripasso patente filosofia, poi qualche volta disegno. Beh, ottimo, ottimo piano di studi. Come potete vedere, benvenuti sul mio desktop, intanto, anche se lo avete già visto chissà quante milioni di volte. Eh sì, ho il cursore leggermente cambiato. Ho downloadato un cursor di Itsu Yuasui, che sarebbe la mia waifu di My Hero Academia. Allora, cosa avevo in programma di fare oggi? Niente di che se non giocare a questo bellissimo gioco che sto per avviare. Vi presento, anche se diciamo l'avete già visto se fate parte del mio canale da tipo un bel po' di tempo. Rise, sono From. Oddio, ho un po' di paura che OBS non riesca tipo a registrarmi, ma... Cioè... Ma sta funzionando, vero? Boom! Galaxy? Stavo facendo la mia vecchia intro di quando ero... Ma sta funzionando, vero? Boom! Galaxy? Stavo facendo la... Orpola, si è buggato tutto! Ah, la webcam si è buggata, ci picchia! Ma sta funzionando, vero? Oddio! Galaxy? Stavo facendo la... Orpola, si è... Aspettate un momento! Lo so, l'ho capito. Che cacchio è successo? Perché si è bloccata la webcam? Wait a moment. Un momento. Ok? Dovreste vedermi adesso? Per favore ditemi che potete vedermi anche se al contrario, ma... Apparentemente questo è il meglio che possa fare, mi dispiace... Ancora che si blocca, ma che cazzo? Devi insegnarmi a fare live. Io? Ma stai a vedere come sta avvenendo, scusa. Si è bloccata la webcam un'altra volta, che cacchio. Devi insegnarmi a fare live. Io! Scheiße. Non so come mai si blocchi così. Aspettate un momento. Possibile che debba andare tutto storto quando decido di fare live? Mi sa che è destino. Aspettate, allora. La rimetto un'altra volta. Se si blocca ancora, non la metto più. Che palle però, sapete? Solo per favore. Vabbè, ho capito, la tengo così con preghiera che non si blocchi. Intanto non le so fare nemmeno io le live, amico mio. Si blocchi. Aspetta. Ti prego, fa che funzioni perché ho paura, ho seria paura.
Ok, a quanto sembra funziona, e meno male, direi. Non so se avviare questo gioco o meno. Comunque, finché regge, quel che volevo fare io era questo. Vale a dire, delle video reaction così messe a caso. In pratica voi potete mandarmi dei link qui, sulla chat, e io devo reagire alla vostra, you know, shit. Così, per divertimento. Non c'è niente da fare. Un'altra volta. Si è bloccato un'altra volta. Che. Porca miseria, un momento solo. A quanto sembra. Lo so, lo so. A quanto sembra non posso più stare con la telecamera. Fuck. Vabbè. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare, ragazzi? Intanto, se avete dei video a cui potrei magari reagire. Metteteli qui e ci reagisco così, in live, sebbene non ho la webcam, perché si blocca ogni volta, non so che cavolo sta succedendo, onestamente. O se no, iniziamo direttamente a giocare a Rise of Rome, permettendo che OBS lo permetta, permettendo che OBS lo permetta, che razza di italiano è? Vabbè. Vabbè, ho capito, inizio. Let's pop into action with Rice. Vabbè, iniziamo a giocare a Rice, che è molto meglio. Solo che questa qua ora la dovrò eliminare perché lagga un botto. Spero si veda. Se non si vede, mi incazzo parecchio. Ok. Ok, allora. Sì, fai reaction alle pubblicità giapponesi se non vuoi. Se no, se vuoi giocare, vada, vada, non cincischi. Ok, dico solo però di fare attenzione perché è un gioco particolarmente cruento e vedrete più là di cui sto di che cosa sto parlando. Che è successo? Che succede? Ma come? Perché è crashato? Ma è possibile? Cioè, è possibile? Perché cazzo è crashato così? Intanto qua vedete di recuperarmi un po' di spettatori, se no vabbè pure che siamo in uno, vado avanti lo stesso, tanto più merdosa di così non può diventare. Che cacchio fai che crashi pure te, Rice, adesso? Ora. Live. Ma non sono più live, che è successo? Ah, ok, e che cacchio, non mi. Qua mi dà pubblicato, non capisco più niente, scusate. Vabbè, riproviamo. Non so perché è crashato così, però stavolta lo vedrete, giuro. E caspita se lo vedrete. Per forza! Se no, qua non so più davvero che inventarmi. Intanto, qualche aiutino, per favore? Ok, sembra funzionare tutto quanto bene. Proviamo. Vai con la nuova campagna. Facciamo soldato perché ho già fatto la campagna recluta. Vabbè, in qualsiasi campagna la si affronti questo gioco epico, perciò. Ma che cavolo di problemi ci sono con sto che cazzo ne so, Ines? Che cazzo ne so io? Ok, dicevo, attenzione perché è un gioco particolarmente cruento e sta a lagga come lo schifo. Vabbè. Lo vedo perché c'ho il cellulare accanto. Con tipo qualche secondo di ritardo, ma. Dettagli. Vabbè, per il resto si dovrebbe vedere. Mi dispiace se solo, se la solo che laggerà come non mai. Sta laggando anche qui. Quindi OBS non stai aiutando per niente. Duro. E questa è solo la cutscene iniziale. No, raga, però seriamente recuperatemi un po' di gente perché qua. Cioè, vabbè che siamo in 3, però un po' la depressione mi viene. Anyway.
Sì, il palazzo imperiale di Roma sta letteralmente cadendo a pezzi. Boom. Eh già Nerone, lui è qui. Eh sì, quello è Nerone. Sì. Notare la statua che piange sangue. Non è Medjugorje. Aiuto, aiuto. Sta sicuro laggerà come lo schifo, perché non sto più seguendo nemmeno il mio stesso livestream. Ok. Difendete il vostro imperatore. Io, se devo essere sincero, adoro il voice acting di questo gioco. Intanto eccoci qua, Ella, eccoci qua. E vabbè. Allora sì, se mi vedete sorpreso è perché non ci gioco da molto tempo. Uff, ecco che voleva dire con particolarmente violento. E noi siamo lui. Benvenuti a tutti quanti in Rise, sono From. Anzi, benvenuto, sono spettatore, c'è. Cosa stai cercando di fare? Lagga schifo, porca miseria, aspettate. Centurione Severo, a me! Dimenticato pure di mettere i sottotitoli. Posso? Ok, sì, posso, meno male. Dove vado qua? Un momento, solo che devo leggermente diminuire la grafica, perché è leggermente alticcia, sapete? Sta lagga come lo schifo, non so che è successo. Che famo? A questo punto mi conviene mettere tipo questo qua al 70-80%. Anzi, qua. Facciamo così. Sembra essere cambiato tanto. Non cambi. Sync, no, grazie. Ok, sì, ingrandimento nativo, no. Oh, ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Mettiamolo alla quantità meno laggosa, dai, così magari. Molto meglio, dai, più o meno. Lagherà a schifo lo stesso, però, dai, almeno. FPS abilitato, voglio sottotitoli. Non so come si mettono. Anzi, li metterò io mo. Ecco qua. Sì. Ok, vediamo se... Ma non va meglio per niente. Che pizza per OBS. Ti credevo più affidabile come programma. Cioè, di solito non mi dà problemi quando... vabbè, sta lagga come lo schifo, che cacchio. Aspettate un momento. Devo risolvere assolutamente questa roba, perché non posso portarvi qualcosa di così laggoso. A sto punto vedo altre alternative. Speriamo in bene, dai. Scommetterò sì. Disabilitato. Devo fare più di questo. Scusa, la grafica più bassa di così. Ah, ecco. Penerete un mondo a vedere sta roba. Mamma mia. Vabbè, il minimo che posso fare. Premi space per deviare gli attacchi. Ancora che lagga, madonna mia. Uffa, odio quando lagga così. Premi questo per... cioè, il tasto destro per spingere i nemici. E premi il sinistro per l'attacco con la spada. Ok, ora vi spiego un po' io. Qua possiamo... adesso che il nemico è in questo stato, possiamo tranquillamente ucciderlo premendo spazio. O anche E. Devo personalizzarlo. Premere destro e sinistro in modo da... effettuare l'esecuzione e andare poi in battaglia. Lagga come lo schifo, ma chi se ne frega. Non me ne può importare di meno. Ok. Boom. Mannaggia. Ma chi c'è alle mie spalle? Chi c'è alle mie spalle? Non ci vedo più. Che sta succedendo in questo stream? Vieni qua. O anche no. Ma dai, mi sono protetto, gioco! Smettila di fare il laggoso così, per carità di Dio. Nice. Ecco la E. Pam. Ti butto di sotto. Oh no.
generarmi un po' la vita perché sto al limite. Che palle. Ok. Vieni subito qui. Ah. Mentre la cosa che non capisco nemmeno dove sto andando. T'ho visto. Non provare a farmi del male. Tu. Con quanto lag ci voglia, non me ne importa più niente. Vieni qui. Ti addio la tua gamba. E ok. Sta diventando leggermente intenso. Anzi, deve diventare intenso. Intenso e laggoso. Ah, un momento. Ah no, m'era parso che lo stream si vedesse tipo più fluido, ma mi sbagliavo di grosso. Bellissimo quanto vorrei provarlo sto gioco. Dai. Oddio mio. Andiamo. Abbatti quella scala. Donna mia, il lag. Mamma, sarai pure stronzo dell'animo. Uffa, devo configurare meglio gli attacchi, non vedo più un cacchio. Aspettate. E qua sta succedendo il finimondo, primo. Innanzitutto le esecuzioni non le facevo con E, ma con barra spazzatrice. Ora dove cacchio è la barra spazzatrice qui? Oddio mio. Schema controlli modificato, schema controlli modificato. Ah, ok, posso scegliere. No, certo che no. Certo che no. Allora. Aggancia, no? Mi serve. Nel dubbio ci sono io. Ciao! Outrun. Outrun. Comunque, qualunque sia il tuo nome. Dove cacchio è? Allora, l'esecuzione la voglio fare con barra spazzatrice. Posso modificarla? Oh, ti ringrazio, Gesù Santo. Ma mo con che cosa ho fatto? Potere furia. Ok, perfetto, sono pronto. Pronto a ritornare. Pronto a giocare con quello schifo di lag. Poi non so perché tutto sto schifo ho messo tutto al minimo. Forse è OBS che non riesce a reggerlo. Il che è parecchio strano. Vieni qui. Ok, e uno. E due. E tre. Che tripla esecuzione facciamo? Ok, no. Sarebbe stato troppo bello tu. No, rompi il cazzo e vai via. Tacci tua. Vieni qui. Ecco qua. Devo abbattere le scale perché se no salgono da qui. Eccolo. Raga, non posso chiedervi altro che perdono per questo schifo. E non posso chiamare certo live. Dov'è? Eccolo. Uffa. Ok, quel barbaro c'è morto malissimo. Trafitto dalle frecce. Ok. Adesso devo buttare giù tutte le scale. E ne arrivano altri? Sembra di no. C'è il segreto. Ok, molti di loro hanno fatto una fine orrenda, ma qualcuno di loro è ancora vivo. Dio mio. Vieni qui. No, t'ho visto. Anche col frame rate più schifoso di questo mondo. Ti taglio la gola malissimo. E ora il prossimo siete. Avanti. Pam. Ole, così mi piace. Ah, sì, la salute si rigenera ogni volta che uccidete un nemico. Ecco qua, o meglio che fate un'esecuzione perfetta. E per perfetta si intende senza sbagliare. Aggiornami sulle difese, soldato. Sì, signore. Buona parte della 18ª legione può ancora combattere. Avete 3 unità ausiliari al vostro comando. Scorpioni, arcieri e catapulte. Mamma mia. Unico spettatore che sta assistendo a tutto. Mi dispiace di averti dato questo brobrio. Cacchio, pure con la minima cosa. Ma posso modificare i settings della live in OBS? Prego di sì, perché questo schifo non riesco a reggerlo proprio. In linea. Che bravo che sei, io ti darei l'Oscar. Non so se sei ironico cosa, ma nel dubbio grazie.
Non vedo un cacchio, come posso fare a mirare? Allora, ora mi facilito con le trappole incendiarie. Cioè, mi facilito il lavoro. Sì, ho capito, legionario della... Che sei, tipo sesta? Scoccate! Intanto quelli sono già arrivati. Levati tu, che ti... Che ti trapasso malissimo, se no. Resistete, uomini! Resistete! Esatto, resistete! Scoccare! Ecco qua, detto. Vieni qua. Non vedo più niente, giuro. Mamma mia, quasi quasi la finisco qui e vado a reagire davvero alle pubblicità giapponesi che mi ha consigliato Galaxy. Tanto, peggio di così non può andare. Dakara? E poi io sto anche studiando giapponese, Dakara vuol dire perciò. Oh, non ti avvicina, non ti avvicina. Mortacci vostra, quanti siete? Non vi ricordavo così tanti pure nella primissima missione. Vabbè, sono in modalità soldato, quindi le cose si fanno più complesse. Ma non sto beccando nemmeno uno perché il frame rate non mi fa fare un cazzo. Chissà poi come si sente il mio odio, non lo so nemmeno immaginare. Mi sta venendo da piangere, giuro. Perdonatemi tutti quanti. Ah, maledetti bastardi, pensavo di avervi fatti esplodere. Pure voi. Guarda là, dove si sono conficcati quei maledetti. Ma morite malissimo tutti quanti. Ci sto... Marius, ci sto provando, inutile. Marius è il protagonista. Scoccate. Uno l'ho preso intanto. Catapulte, per favore. Devo trovare un modo per assolutamente risolvere questa faccenda della grafica. Boom. Aia. Ok, li abbiamo respinti, se non ricordo male, vero? Signore, li abbiamo sì, respinti. Per fortuna. Cioè, capitemi, è da un po' che non gioco a Rise. Anzi, da un po' molto, direi. Faccia la miseria. Come che ci sono? Mi chiedo, riesco a potenziare... Abbassare la... Il grado di OBS? Oddio, perché si vede così? Perché si vede così? Un momento solo, perché diavolo si vede così? Posso sempre accedere al mio OBS, tanto sta live peggio non può andare. Ma dopo questo cough cough boss, perché sì, c'è un boss. Giuro, chiudo. E... Oh, compa, come stai? Tacci mia. Diciamo, dopo questo... Dopo che affronto il boss, chiudo e vado a reagire alle pubblicità giapponesi. Forse là arriva qualcuno. Tanto però, perdonatemi per questo schifo di grafica. Sì, per i potenziamenti non c'è tempo. Ah, da uno sono diventati tre, ciao. Io non so che devo fare, perché qua ho messo tutto alla qualità più shitty che potevo mettere. ridi. Non ci voglio credere. Schermo intero, che devo metterlo pure a schermo non intero? Qua è tutto basso, tutto disabilitato. Qua che... Cosa vuoi che faccia? Rice, sono From. Ho risposto a Vader. Vorrei vedere se riesco a diminuire la qualità dello stream. Cioè, tramite OBS. Anche se penso sarà possibile. Vabbè, stiamoci con lag, tanto. Ma posso tornare? Grazie. Marius, perdonami per aver fatto questo oltraggio a te e a Roma. Però, mortacci tua, pure te. Potevi fare un po' meglio con la grafica. Cioè, pure tua OBS. Non mi preoccupano i barbari. Mi spaventa lui. Portiamo al sicuro. Al sicuro? Niente al sicuro. Da questo demone. Le vostre stanze sono un luogo sicuro. Le mie stanze. Unici due iscritti che siete con me. Volete pure un vero un unico gameplay su questo gioco? Due iscritti, due spettatori. Qualcosa mi puzza, sia di lag che di pericolo. Infatti, oh guarda, non l'avrei mai detto, qualcuno si è infiltrato nel palazzo.
Ciccio Gamer, scusa per questa citazione, ma 1, 2, 3, cago io, puzzi te. 4, 5, 6, mi dispiace, puzza lei. E 7, 8, 9, puzza il culo a chi se muove. E 10, 11, 12. Non so come continuare. No, 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 no. Cacchio quanto tolgono. Sono in modalità intermedia, nemmeno esperto, cioè legionario. Vieni qui. Oh, quanto godo. Infilzo tutto quanto con la mia spada nomodo. Vabbè, mica era in quel senso là. No, 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 mamma mia. Quanti siete, quanti siete qua? Quanti vogliono prendere sberle oggi? Anzi, spadate nella gola. Aia. E in altri posti? Oddio, perché devi laggare così tanto, ma Rice? Crepacci. Aspetti, fammi rigenerare la vita, grazie. Stai fermo tu. È tutto super il Oshiri, se vogliamo dirlo. Anzi, super Erderetano. Ecco, Erderetano. Stiamo giocando a un gioco di romani, perciò ti ho tagliato il braccio. Ma non fai più, ercoglione. Ok, la smetto perché non so parlare dialetto romano. Ubasha. Per chi ha visto Jojo sa cosa vuol dire Ubasha. Oddio, questa esecuzione non l'ho mai vista. Cosa sto facendo? Gli ho dato fuoco. Come gli ho dato fuoco? Che figata non è stata. Gli ho dato fuoco. Ah, c'era la torcia. Ok, ok, ok. Erderedano, esatto. Qualcosa mi puzza ancora. Cioè, mi dice che non è finita. Ho distrutto un vaso così a random. Posso distruggere cose. Scusi, imperatore, glielo ripago dopo, ma anche no. Oh, ma guarda, un boss. L'avrei mai detto. Oddio. Come si sta vedendo dal mio schermo? Oh, non ci voglio credere mai nella vita. Che disastro sto combinando. Aspettate, aspettate. Tu aspetti un attimo. Tu aspetti un attimo perché ho notato solo ora che sto giocando letteralmente con mezzo schermo. Anzi, nemmeno un quarto di schermo. Non so se me lo regge il mio PC. Cioè, se lo regge il mio PC, che cacchio di pleonasmo ho fatto. La grafica. Raga, che ve posso dire? A sto punto. Namo? Si vede stranamente meglio, ma forse perché ho messo OBS in quel modo. Ok, la prossima volta metterò OBS in 100, insomma, 720p, non in 1080p perché è un disastro assurdo. Vabbè, ho capito. Ecco. Contento OBS? Fammi laggare come lo schifo, ma almeno per favore prendimi tutto il gameplay. Che cazzo. Scusate le continue parolacce. Intanto siamo a 5. Ciao a tutti. Benvenuti nella live più merdosa del secolo. Ok, premi L shift per schivare attacchi pesanti, va bene. E non preoccupatevi che l'unico attacco pesante che ha è il suo fuoco, che mi dovrebbe fare un botto di male, siccome sono in modalità soldato. Tu, vieni subito qui, non ti mostro alcuna pietà. Dai, ci stai fermo? Eccoti qua. Fermo, Marius. No, peccato, che se lo buttasse nel fuoco. Vabbè. Qui, presto. Ok, abbiamo sconfitto il grande capo barbaro. Yo. Prova Ark Survival Evolved. Come ho detto prima, non so se il PC lo regge, ragazzi. Ma penso di sì. Se riesce a reggere Rice, perché vi giuro che quando non c'è OBS a streamare in questo modo, a registrare in questo modo, me lo regge benissimo. È tornato dall'oltretomba, lo giuro. Damocle. Ora potrei provarlo, sai? Ok, grazie. Solo gli uomini uccidono, mio signore. Gli dei ci guidano. Non interferiscono con gli affari terreni. Oh! Sapete che vi dico? Me ne fotto del lag, questa cosa è troppo epica. E continuiamo ancora per un po'. Qui saremo al sicuro.
Dici, Nerone? Credo. Ebbene. Oddio. Io confido negli dei per la nostra... fazzoletto. Sicurezza. Ne saremo al sicuro, imperatore. Ne sono certo. Sì, grazie agli dei, ma tu... quale famiglia? Qual è il tuo nome, soldato? Mario. Non impanicatevi. Ma non ha alcuna importanza. La mia storia... sono... non sono asintomatico, non nemmeno il corona, per fortuna. Mio padre diceva che gli dei ci guidano, ma scegliamo noi il nostro... grazie! Voi siete un imperatore, io un soldato. Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? E intanto qua qualcuno va, qualcuno viene, prima eravamo in 5, ora siamo in 4. Vabbè, la live è talmente noiosa e laggosa, lo so. Madonna mia. Eppure resterà nel canale perché mi voglio male, quindi sì. Oppure una sete, che non ci vedo, è vicino a me, c'è l'acqua. Peccato che non potete vedermi a causa di OBS che ha deciso di essere un little fuckhole. Ciao. Padre. Marius? È bello vedervi. Come vi sembro? Il perfetto soldato romano? Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla. Tua madre sarà felice. Tranquilla, sì. Per crogiolarmi al sole. Come voi, voglio combattere. Scommettiamo che becco pure il copyright. Tanto ormai. Ricorda, i tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Padre. Marius. Fatti guardare. Sei così bello. Madre, ti prego. E questo gioco è del 2013, se non sbaglio, era originariamente per Xbox One, perciò... ma ora... ah, guardate che grafica. Cioè, che cacchio di grafica devo stare. Prego, prova Ark Survival Evolved. Ok, la prossima volta, bro. Qualcosa vi preoccupa? Oh, sis, chiunque, qualunque cosa tu sia. A suo tempo ne discuto. Non vorrei che vi offendeste se... you know, provo ad assumere il vostro gender, però tranquilli. Ok, facciamo questa piccola sessione di combattimento con nostro padre. Rompi la mia guardia. Ok. Allora, la guardia si può rompere sia con un attacco combinato perfetto che con un attacco pesante. Ma in questo caso, ecco, basta che l'attacco pesante, come mi sta indicando il gioco. Ora, vulnerabile, ok. Ancora. Sinistra per danneggiarlo. Ah, aia. Ricorda, Mario, ok, dopo una certa si para, quindi la difesa ritorna. Ecco, vedete, così si fa. Cioè, la strategia per vincere alla fine sarebbe vincere. Completare il tutorial è... così, ottimo. Ah, ho fatto? Grazie. Ma stavolta devi colpirmi tre volte. Non l'ho già fatto prima? Marius è di là il bersaglio. Ok. Uno, due. Annaggia, mi ha respinto. Allora, ta, ta, ta. Bam. Ottima padronanza. Ok, perfetto. Preparati. Mamma mia. Una botta di lag pazzesca è stata. Hai solo un breve lasso di tempo per colpire. Oh! Concentrati, Marius. Ci vuole tempismo. Ok, sì, qua devo avere davvero tempismo col... col cazzo che ce l'ho. C'è lagga. Come cacchio faccio che lagga? Sta laggando. Vabbè che... aia. Che cacchio? Papà, non ti ricordavo così veloce. Ecco qua. Aia, ma dai. Ecco. Allora, quando si illumina di verde in questo modo, ecco, devo subito premere la rotellina. Per schivare. Ah, ma che vuoi? Devo rompere la tua guardia? Ecco qua. Ok. E quante deviazioni devo seguire? Ah, tempismo perfetto. Ah, ok, ciò vuol dire che devo essere a un tanto così dal che mi colpisca. L'ho fatto? Ancora? Aia. Dai, papà, questa è tortura.
Papa Leonzius, si chiama così, per chi non lo sapesse. Perfetto. Perfetto? Benissimo. E adesso? Ora esegui più mosse insieme. Attacco okay, combinato. Ok, va bene, vieni qui. Ok. Oh. Ah no, oh no, 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 fermi. Me lo dice il gioco, vedete? Ecco, appunto. Ah no, aspetta. Devo rompere la guardia, poi... Uno, due, ta! E così, ok. Ce l'ho fatta. Dai, Matteo. Dai, Ines. Basta perché ho finito, quindi al shift e saltiamo. Tanto l'ho fatto, uè. Consiglio. Infatti, Marius, modalità aquila di fuoco. Ah, sì. Vabbè, vi spiego dopo che è questa modalità. Che avete visto qui. Se il lag lo permette. Se obiettivo per triste, ma memorabile. Il figlio che piega il padre. Già papà. Sai brandire la spada, ma non sguainarla troppo in fretta. Prova sempre a tendere la mano prima. Passeggiamo. Si dice che Roma sia in grande fermento. Sì, viviamo in tempi difficili. Sarà pure la Gozo, però, raga, guardate che meraviglia di grafica, insomma. È tutto meraviglioso, secondo me. Poi, qual è il metodo migliore per distrarsi dalla continua insomma, dono, così psicosi? Tuo nonno fece con me. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dire. Quante volte l'avrò vista questa cutscene? Quante volte mi saranno venuti i brividi? Ce li ho ancora, ve lo giuro. Ah, oh, mamma mia. Condottiero rispettato di una grande armata. Però ragazzi, si vede che è una bellezza. Già, gli infami ci sono ovunque, ragazzi miei. E Damocle è rimasto qui a combattere da solo. Accerchiato da milioni di... Ecco. Uff. Lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido eroe. Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato. Che avrebbe braccato. Oh yeah, oh fuck yeah. Purtroppo, peccato che questa è l'unica esecuzione che non potremo mai essere capaci di fare nel gioco se non con i boss. Oggi, ma no, povero Damocle. Molti comandanti recano un pugnale con l'immagine di Damocle sulla guaina. Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi verso i propri coscritti per non incorrere a loro. Se non sbaglio, dovrebbe esserci scritto SPQR sopra il pugnale. Cioè, sarebbe Senatus Populusque Romanus, tipo? Settima, barbari! Io in latino faccio schifo, ve lo dico. Oh no! Ok, a quanto sembra hanno letteralmente... cioè, stanno saltando la nostra famiglia senza nemmeno un minimo di rispetto. Sta in quarantena? Non siamo tutti in quarantena, bro? Oh! Non ti preoccupare, non sono positivo, non sono nemmeno sintomatico, non sto in quarantena, siamo tutti in quarantena. T'ho visto bene. E quanti siete? Quanti? Cioè, siete tre. Ho visto che siete tre. Vediamo se riesco a soggiogarvi tutti e tre. Anzi, no, penso proprio di no. Mamma mia, quanto odio il lag. E va bene. A te! Ai ai ai, le sentite le urla di nostra madre, poverina? Dobbiamo correre. Lo so, papà. Andiamo. Che tu da dove salti fuori? E voi da dove saltate fuori? Maledetto che... Mi schivi tutto. Vieni qui. Adesso ti è passata la voglia di schivarmi. Ecco qua. I colpi. Vediamo se a te ti passa la voglia di vivere. A te passa la voglia di vivere. Pam. E boom. Ok. Andiamo ad aiutare mamma e la nostra sorella. Oh no. Maledetti barbari.
Oddio, non so se è un glitch, ma c'è ancora la barra della vita di nostro padre, Leoncius. Durante le cazzine non dovrebbe esserci. Quindi sì. Ecco il glitch. Ecco qua, si muore con il gioco glitchato, oltre che laggoso. Quanto è merdosa questa live da 1 a 100? Parlatemi! Uccidilo! Maledetto! Voi avete massacrato la mia famiglia e ora la pagherete cara! Con tanto di live e glitch! Tieni qua, mortacci! Tua! Qui! Che succede? No! Bugo, dov'è Bugo? Ok, no. Con questo ho perso tutti i miei spettatori nella live. E ti taglio la gola malissimo. E non mi dimentico di te, tranquillo, belloccio. Madò, quanti siete? Quanti non siete? Aiuto, non ci sto a capire niente perché le esecuzioni sono pure più veloci. Non so se le faccio bene o male. No, tu non mi muori così. Tu ci muori con una spada conficcata nello stomaco così. Se... subito qui. Tu non mi scappi. Boom. Quale modo più brutale di soggiogare un nemico se non tagliargli il braccio, la gamba e poi prendergli la giornata ancora peggio piantandogli una spada di tipo 15 centimetri nel petto. Come si apre? Oddio, Leoncius ha subito danno. Io mi sto annoiando per colpa di sto coronavirus per uscire di casa. A chi lo dici? A me manca la scuola e non avrei mai pensato di dire ciò. Ci stavate tenendo un'imboscata, eh? Vedo. Pensi di ripararti con un glitch? Mi dispiace, ma proprio no. Uffa, ora pure i rumori vanno rilento. Quanti siete? Ok. Bam. Boom. So che mi volevi colpire, t'ho visto con quella sciam. Vieni qua. Ho sbagliato. Non volevo tagliargli la gola. Aspetta, sto facendo la doppia esecuzione che sto... ah, ok. Infatti, esatto, Ines. Nemmeno... vogliono ucciderci, Marius. Ma no, papà, non l'avrei mai detto. Per salvare la mia gente. La mia, la nostra gente. Solo tu e io. Avanti, Marius. Bene. Questo è un barbaro scudato, vuol dire che devo rompergli la guardia e poi fargli il... ciurlo! Così! Ti schiaccio tutta la testa! Trova Leoncius in città. Papà, perché? Hai deciso di lasciarmi indietro? Poi me lo spieghi. Mi sa che è andato dall'altra parte, infatti. O forse questo... No, di qua. Non lo so. No, di qua... di qua c'è qualcosa di molto brutto. Film che si chiama Mega Shark vs Colossus. Papà, dove diavolo sei andato? Ah, meno male che c'è il gioco. Immagino tipo arriva mio padre, sente così e apre la porta dicendo sono qui. Because yes, anch'io vivo ancora con i miei. Volete dirmi qualcosa? Ma niente. Mi sono perso. Sì, mi sono perso nella mia stessa città. Cosa che è successa davvero una volta. Ma ciao. Di là. Almeno tu mi indichi la strada. Corri. Marius si allontana come se avesse visto un fantasma. In realtà è una dea, però. Ok. Da questa parte, non è vero?
Spero di sì. Ah, la strada. Wait. Tieni qua tu. Prova pergamena ottenuta. Abbiamo pure i collezionabili. Aspetta che va di rompere qualcosa come questo vaso qui. E anche questo vaso qui. Questo. Non voglio rompere assieme, ma il vaso. Il va. Marius, il vaso. Questo. Bravo. Tanto. Con tutte le uccisioni che ci facciamo, paghiamo tutto noi. Babbo, dove stai? Eccoti qui. Oh mio Dio, addio monetizzazione. Ah, giusto, non l'ho mai avuta. Che cacchio ho fatto questo? Mori nero. Perché? Perché? Vabbè. Eh sì, ciao, quanti siete? Devo attivare la furia? No, la furia ancora non l'attivo. Cioè, l'aquila di fuoco non la voglio attivare ancora. Qui tu? E vai così. Tanto io scatarro il microfono. Che schifo. E ciao ciao al braccio. E ciao ciao alla tua vita. Quanto sono cringe. Oddio, ha fatto un rumore orrendo. Ah, pensavo che rotolando. Ah, questa non più velocità, mi sbagliavo di grosso. Sta. Donna. Quanto ti odio, quanto vi odio. Non so nemmeno che sto facendo. Per tutto il lag che c'è. Mortacci nostra. Attacci tua. Ecco qua. Devo pensare alla mia gente, Mari. Dobbiamo pensare alla nostra gente, papà. Sono anche un romano. Telecamera, non stai aiutando. Che cacchio sta succedendo? Che succede? No. Che succede? Dovevo andare? Ah, ok. Qua sopra? Forse sì. Sì. Intanto, come Marius faccia a salire una cosa di tipo una cosa alta 6 metri in quel modo? Misteri di Rise of Rome. Ok. Oh, adesso qua abbiamo pure i meccanismi da attivare. Ecco la devastazione dei barbari. Segni della devastazione dei barbari. E uno, e due, e tre, e ciao. Ora qui abbassiamo il ponte levatoio. Che non è un ponte levatoio, però. Sto andando nella è la strada giusta? Ecco qua, sto andando nella direzione giusta. Non so più nemmeno parlare italiano. Flatius è nell'anfiteatro, forza! Eh sì, ho capito, mi fate andare intanto. Un'altra volta. Nero solvere debes. Nerone si deve solvere. Solvere sarebbe tipo sciogliere, ma vedo lì tipo un nerone grasso e un nerone magro. Ah, F per scattare. Ah, si dimenticavo, posso scattare, posso correre più velocemente. Da quella parte, vero? Roma appartiene al mondo. Una città per il mondo. Un impero. Mi dispiace. Mio caro senatore. Penso fosse un senatore. Ok, ora altra meccanica del gioco. I pila. Tenendo premuto. Aspettate che ne prendo altri. Ok. Tenendo premuto CTRL. Ecco qua. La nostra mira. Cioè, possiamo avere un. Vediamo che c'è un mirino. E tenendo premuto il tasto sinistro, quando questo diventa rosso, scocchiamo. Puff! È un bel centro. È un altro modo per essere. Tu mi stavi mirando, ti ho visto. Mi fai niente, mi. State giù! Ce n'è ancora? Dove sta? Dov'è l'infame? Eccolo là. Marius, dove stai mirando? Ok, la telecamera non mi stava aiutando, ma poco importa perché la mira in questo gioco non c'entra un bel niente. Cioè, ancora. Dov'è? Ah! Ancora, dov'è? Ah, lì, lo vedo. La telecamera non aiuta, però. Pure la telecamera buggata. Buggato. Che stai aspettando?
Il pubblico si aggiunge. Ah, sì, 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 tieni. L'ho mancato. Vieni qui, tutto. Si è nascosto, nascondo il furbastro. Ti vedono dalla siepe. Torna qui. Ho capito. Vuoi il combattimento diretto? E avrò il combattimento corpo a corpo. Dove sei? Eccoti qui. So you chosen death. Ok. Ok, qua lo devo fare perché me lo dice il gioco. Ecco qua. Grazie a questa modalità il tempo è rallentato. E noi guardate che, che facciamo. Ecco, qui con la furia possiamo... siamo iperpotenziati. Sì, basta. Boom! Peccato che non l'ho fatto vedere completamente. Aspettate che ti attivo quando non ho la possibilità. No, mi dispiace. No! Siete in tre, siete in tre. Triple esecuzione. Uno. Due. No, solo doppia esecuzione. Doppia esecuzione, ma super brutale qui. A te nemmeno ti soggioco perché non sei degno di essere soggiocato. E tu invece sì. Pa. Pa e pa. Tanto per dire ho sbagliato, ma me l'ha fatto lo stesso. Oddio mio, e adesso che famo? Si sono nascosti dietro le colonne. Azzardati. Tacci tua. Ma amore di accede. Pensavo che l'avevo conficcato in quella specie di spina. Invece no. Sarebbe stato fighissimo, però. Pare che avrei chiesto troppo. La gola non ce l'hai più. Sì, ciao. Ok, aspettate che. Modalità furia. E ora tu vieni qui. Esecuzione modalità furia. Ok. No, madonna mia, com'è? Ho fatti fuori tutti. Ok, grazie. Che devo rompere il cancello così? Sì. Padre. Andiamo, babbo. Ci danno la caccia. Lo so, babbo. Ok, abbassa di nuovo la barra di vita di Leonsius. Vuol dire che dobbiamo proteggere nostro padre. E qua mi sa che vedremo i sorci verdi davvero. E non c'è qualche romano tra di voi che mi segue? Vi prego, ditemi di sì. Che sarebbe troppo soddisfacente vedere qualche romano commentare mentre gioco a Rise. Oddio, questo qua. Ah sì, piccola cosa. I colpi imparabili tecnicamente si possono parare col aia, un giustissimo tempismo. Vabbè. Quanti non siete? Super il culo proprio. Ma mi ha ucciso. Non ci credo. Mi ha ucciso. Vabbè, potenziamoci un attimo prima di riprendere. Sensibilità. Da quanto valore c'ho? Furia no, guadagno no, scontro no. Ah, devo un cross block. Questa col valore, per favore. Questa col valore. Salute. Questa me la acquisti col valore. Pure questa. Guadagno solo una, per favore. Scontro tutte e due. Se ce la facciamo, si intende. Anche tutte e tre. Anche tutte e quattro. Anche tutte e cinque. Ma anche tutte e sei. Ok, basta. Mi sa che ho finito il valore. Invece no, ce l'ho ancora. Posso potenziarmi pure la furia allora in questo modo. Ok. 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 No, questa no, 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 non ho abbastanza valore. Vabbè dai, la salute l'ho potenziata di un bel po'. Penso di sì. Possiamo riprendere allora. Esecuzioni. Ah, devo... vabbè, devo pure potenziare le esecuzioni. Vabbè, le ho già potenziate? Strano. Ok. Vabbè. Ok, terminato questo capitolo, smettiamo e andiamo a reagire davvero alle pubblicità giapponesi. Quindi, Draw, Galaxy, mi dispiace che non vedrai questo... Forse hai abbandonato la live, spero di no.
Ma se ci sei, sappi che sto per reagire. Cioè, dopo questo capitolo reagirò alle tue pubblicità giapponesi. Sì, allora, possiamo anche combattere con i Pina stessi? Dobbiamo semplicemente premerci TRL e senza mirare, così, tipo? Così? Marius? Ecco qua. Ho colpito, ma manco per il cazzo. Perché Slas... Oh no, Marius! Vabbè, no, non posso morirci così un'altra volta. No, Dio mio. Ok, lo sto... esecuzione è fatta. Sto a posto. La salute sta rigenerata, vieni qui tu. Ok, no, devo eliminare te. Perché con quella Shelly... dai, colpi imparabili. Mi dai un casino di problemi. Prego, fammi fare l'esecuzione. Ok. Meno male che... l'esecuzione blocca anche gli attacchi nemici al, non del nemico che stiamo... Vediamo se riesco a fare la doppia. Io voglio te. Ok, perfetto. E uno. E due. E tre. E ciao. Va, Marius, sei una forza. Questo gioco è però bellissimo. Già, Ines. Cacchio, li fa questi graffiti? Che c'è scritto? Eri. Eiroiti. Fan bagno. Non me ne importa del latino, onestamente. Sebbene la lingua madre. Cioè, lingua madre. Quel che è. Dove devo andare? Gioco, mi aiuti? Ok, grazie. Abbassa il ponte, Marius. Ok, presumo di doverlo fare con i Pila. Sì. Interagisci con il jet a distanza usando i Pila. Mi ricordo bene allora. Cioè, vi ricordo che questo gioco ci ho giocato. Il fatto è che da tipo 6-7 mesi che non ci gioco. Cioè, ci gioco nel vero senso della parola, veramente. Ok, però non posso tornare indietro. Devo proseguire per di qui, vero? Devo... oh, issa. Spingere pure un bel carrello. Ok, ma oh no. Sì, barbari che seminano terrore e distruzione nella cittadina. Ma come to... come io to farò... la volete smettere tutti e tre? La volete smettere? Avanti, barbaro. Ma perché? Io premo il pulsante. Barba. No. Devo uccidere qualcuno, devo uccidere qualcuno. Cazzo. Fermo. Doppia esecuzione. Ok. Ce ne va la vita, per favore. Perché sto morendo un'altra volta. Non voglio morirci. E vabbè. Questa è stata la più epica. Vieni qua, ti sconfiggo con la furia. E ora. Sì. Esecuzione pure. Furiosa. Ecco qui, assaggia la rabbia del figlio di Roma. Perché sei così timido? Oddio, com'è suonata epica questa line. Aha. Ma state zitti. Sarete voi quelli a crepare. Quanto godo quando sento questi suoni. Potenziami la furia e potenziami la vita. Dov'è? Ho visto qualcun altro attaccarmi? Ok, no. Dove sei, papà? Eccoti qui. Anzi, padre. Devo ancora potenziarmi, ma come lo dici? Vabbè. Potenziamoci ulteriormente. Che dica, potenziamo le esecuzioni. Va bene, potenziamo le esecuzioni. Andiamo col valore. Quanto valore ci vuole? Vabbè. Potenziamo pure le esecuzioni furia. Esecuzioni PE. E le esecuzioni danni. Potenziamo anche... no, questo è tutto fatto. Che potenziamo? Salute no, perché è abbastanza... vabbè, pure questa, dai. Però singola, perché è improbabile che ne capitino doppie. A meno che non decida io.
Cioè, non riesco a farcela io. Guarda, con la furia pure, però. Sia doppia che singole, se ci riesco. Ma manco per il cazzo. Ho pochissimo. Ok. E ora che mi sono ulteriormente potenziato, andiamo a vedere che succede qui. Oh, quanti non siete qua davvero. Vedremo i sorci verdi. Oddio. Ok, attenzione. No, papà, non andare a combattere anche te. Devo proteggerti. Va bene. Che inizi. Aia, l'arena. Aia, che male. Vabbè, meno male che ho potenziato le esecuzioni singole. Tutto l'hai sentito? Il culetto? Eh? Ah, ma ci avrete pure la mamma mignottona, sapete? Ecco qui. Tanto, non so se quello è un romano o un barbaro. No, invece è un innocentissimo cittadino romano, pure sbagliato, e me l'ha fatto lo stesso. No, 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 no. La morte e l'accoglite, è bello. Aspetta, boh. No, che c'è quello dietro di me. Ma per favore, cominci a morire qui, sarete voi. Ecco qua, ti disintegro la faccia senza nemmeno un minimo di rispetto. Tu che vuoi? Tu che vuoi? Ah, ah, maledetto. Mi approfitti, devo attivare la furia. Allora, che vogliamo fa? Non ci provare, ti vedo dietro di me. Ah, stai per morire, vieni qui. Ecco qua. Ah, quanto tempo, calmo. Omino dell'Oscar, stai calmo. Ho visto le tue risposte. Solo che mi è permesso di reagire a questo film. Non vorrei beccarmi un copyright, sai com'è. Ai, ai, ai. Tutto nella schiena, me lo sono sentito. Ma che mi faccio fare il severino da un nemico elementare come voi? Non esiste. Ah, così mi piace. Vai, vai, vai. Vita, 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 per favore. Non c'è bisogno che attivi la modalità furia, perché sono stramorti tutti quanti. Ok. Non riesco. Papà, ti salvo io. Ah, fa male come la prima volta che l'ho giocato. È peggio di quanto immaginassi. Salva Roma. Salvala da... No, papà. Salvala da loro. Ebbene sì. Abbiamo perso la famiglia in un... batter... Maledetti. Un battito di ciglia. Maledetti barbari assassini. Farò ciò che chiedete, padre. Verserò il loro sangue. Mamma mia. Roma. Triste ed epico al contempo. Sono il comandante Vitellio. Conoscevo tuo padre. Sei il sangue che brami. Ti prometto che con me ne troverai in abbondanza. Sei con la seconda, vero? Sì, signore. Non più. Benvenuto nella quattordicesima. Dalla seconda alla quattordicesima abbiamo saltato di... Oddio. 12? Classico, sì. Non sono bravo in matematica, sappiatelo. Vitelli ha completato il mio addestramento, mantenendo la sua promessa. Ah, c'è una statua molto bella alla tua sinistra, Marius. L'isola di Britannia, quel fetido covo ai confini dell'impero. Patria di quelle carogne che hanno massacrato la mia famiglia e fomentato la ribellione sfociata nelle strade di Roma. Il mio ufficio nella quattordicesima ci ha condotti a queste isole. Domando questa insurrezione. E ora andiamo ad invadere quell'isola che non vi ricordo come si chiama, sebbene l'ha appena detta letteralmente Marius. Ma
anche con lag, sfidatemi tutti quanti, dite che questo, tutto ciò non è epico. Non so se Marius è questo, no? Cioè, sì, lo 14esimo è... No, 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 non è lui. Quello era tipo il centurione? Eccolo qui. Sì. Marinai, pronti ad attraccare. Sì, centurione, la terraferma è un pasto caldo, certo. Un pasto caldo. Un pasto caldo. Già. Oh. Un pasto molto caldo. Quasi incandescente, direi. Ah, ha fatto un ultrasuono orrendo. E vabbè. In fondo al mar, portaci tu. Questo chissà chi sarà mai. Sicuramente uno dalla nostra parte, né? O anche no. Hey, Marius, non dirmi che non sai nuotare. Ecco qua. Ok, e dopo che la nostra flotta è stata letteralmente sventrata da un colpo di catapulta assurdo, direi che possiamo concludere qui, anche perché penso che avete già visto abbastanza. E lo riprenderemo la prossima volta, intanto spero abbia già salvato. Sì, ha salvato. Ok, of course. Non era Nettuno, bensì qualcun altro di speciale. Comunque, dai, facciamo questa cazzata finale e reagiamo alle pubblicità giapponesi. Nihongo no... Non so come si dica pubblicità, perché non lo so. E non ho voglia di cercarlo con Google Traduttore perché mi sento cittone. Intanto si vede la mia live in prima pagina. Perché? Sì, anche qui c'ho il cursor di Tsuyu. Ok, più che gioco, ora facciamo una reaction, amico mio. Alle pubblicità giapponesi. Penso che beccherò quelle di Famijay. Appunto, te pareva. Oh no, c'è proprio il video. Siamo pronti? Peccato che non vedrete la mia faccia. Oh boy. Here we go. Ironia della sorte. Sto facendo una reazione alle pubblicità giapponesi con qualcosa di giapponese sul mio desktop. My Hero Academia, anime, su you. Ok, è pure mutato, tanto per dire. Ok, sono Swiffer. Ok. Se Swiffer fosse un anime. Ok, non era tanto assurda questa qui, dai. Ok, un uccellino che sta lasciando le sue pronte sulla vernice fresca. Cazzo! Kimochi. Kimochi? Ti piace? Kirin? Cosa cacchio è sta roba? Cosa? Oh mio Dio! Del 2015 tanto per dire, quindi... 5 anni fa! Cos'è sta roba? Che cosa è appena successo? Vabbè. Cosa cazzo? Ok, un alpaca. Cos'è? Chissà che dice Niaga, chissà tipo. Niaga, chissà che cosa dice. E vabbè. Arcobaleni.
Cosa sta succedendo? Vabbè, non era niente di così osceno, dai. Oddio, ti pareva? Capisco cosa stiano né dicendo né facendo perché è una qualità scarsissima. Stanno pubblicizzando, tipo. Non mi nascondo che è un disagio enorme. E io adoro il Giappone. Oh mio Dio. Come se non ne avessimo visto abbastanza. Oh mio Dio. Ma che cos'è Undertale 2? Sarà me. Perché? Galaxy, spero che tu sia contento a questo. Per questo. Il cane ha capito qualcosa, mi sa. Che cazzo è? Io mi sento. Io dico che preferisco le pubblicità giapponesi e quelle italiane. Ok, nel frattempo che. Ma che. Oi, no, stai attenta a quel che fa. Oh, vabbè. Tutto questo per della Fanta Zero? Vabbè, manco. Se capite il giapponese, lo capite? Ci vuole sempre nella pubblicità, quindi. Tieni naritai? Cosa sta facendo la madre? Ma che cazzo? Sì, ho capito, ma stai calmo. Omino dell'Oscar. Cioè, lo faremo la prossima volta, dai, mo. Anche perché penso di stare vedendo troppe cose cursed. Tipo, oggi che in tutta la mia vita. Che cacchio sta succedendo? Tutto questo per del latte? Oh, attenzione, abbiamo Dragon Ball qui. Che detto, Goku? Che sta di Goku? Igaza Kentucky! Seriamente? Dragon Ball che fa pubblicità al KFC? Con la borraccia inclusa? Non mi nasconderò che lo vorrei però, raga, sapete? Ah, beh. Che cos'è una kamehameha di pollo? Perché? Oddio, chi c'è? Ronald McDonald? Oh no, invece Pikachu! Sabe parla, no? Pupazzi dei Pokémon parlanti e vibranti? Non in quel senso lì. Oh, bacio? Kiss? Kiss? Ma anche no? Poiazio? Adesso siamo. Che tezzo? Poiazio? Anata wa watashi no mo? Anata wa watashi no poki? Tu sei il mio poki? Perché? Chocora baby? Cosa succede? Ok. Cioccola BB. Non so se è una limonata al cioccolato al gusto fragola, che cacchio è? Beh. Vabbè. Ma questo non è giapponese. Ah, ok. Il pesce. Cioè no, il ramen. Cosa cazzo? Che cosa ho visto? Ok, Giappone, ma c'era veramente bisogno di fare una pubblicità così traumatizzante per dei noodles? Ok, abbiamo un UFO kawaii che sta invadendo Parigi perché quella Torre Eiffel, l'ho visto. Oh no, che sta roba, la pubblicità di un... di un'app, sicuro. Punto, breve. Vabbè, 644p. Vaxeno Jinwa? Se ti riferisci a Godzilla 2, sì. King of the Monster, sì. Cioè,
il primo Tense, allora sì, il consiglio l'ho visto, bro. Ero distratto, quindi non ho capito cosa è successo. Hai un gatto parlante? Ah, ovviamente. Kimochi kara mokkai chayo. Kimochi kara mokkai chayo, non so che ha detto, però Kimochi sarebbe tipo Kuroneko boom. Mi piace? Kuroneko boom. Ok, non era tanto strana questa. Niente, honto quiz ga suki rashi. Ingea. Vabbè. È un RPG per forza. Yay, anime girls, anime titties. Vabbè. Game Boy Advance. Oh, una pubblicità per Game Boy Advance. Vabbè, che animazione. Misteriaccia. Oddio, questa è la pubblicità di... No, di Mario Kart Advance, mio Dio. Cosa? No. No. Non potete farmi questo, per favore. No, non potete farmi questo, Giappone. No, dai, che cosa combina? Serio. Questo per dei cup noodle. Ok. Ok, che dura sta roba 10 minuti? Oh. Oh mio Dio. Vabbè. Vabbè. Quando mai? Cosa ca... Ah. Doctone? Tipo? Bokuno che? Vabbè. È buono, Giorgia, Giorgia, che cos'è? Caffè? Ho visto del caffè, quindi sì. That's the creative. Ora abbiamo pure delle pubblicità. Vabbè. Vabbè, addio monetizzazione. Anzi, addio canale. Vabbè. Prego, dimmi che... vabbè. Oh, no. Vabbè. Ah, è un uomo? Not authority, but always. Sa, cosa ho visto? Panic, che dice? Oh, c'è un barbaro di Rison From. No, vabbè, pure Attack on Titan ora? Dai, vediamo che cosa combinate. Eren, Armin e Mikasa, immagino. Cosa? Attack on Chojin? Oh mio Dio, ma che cacchio. Ok, Attack on Titan che fa delle pubblicità dei chewing gum, ok? La pubblicità di prima mi ha leggermente traumatizzato. Quella di... vabbè. E poi lui si svegliò, ecco. Questo per la pubblicità. Cioè, di una bicicletta. Ok, questa signora vorrebbe tornare a scuola, quanto ho capito. Oh mio Dio, come sono conciati. Vabbè, avrò pure dialetto giapponese. Tutto questo per una mini televisione? Ok. Ok, questo è cute. Ah. Ah? Cosa? Una manta! C'è questa la pubblicità dell'Epson in Giappone? No, di Colorio. Invece Epson Wii U? È un gioco Wii U? Oh no! Oh no, forse ho capito che gioco è. Oh no.
tutti sui suoi piedi, ovviamente. Good fetish time. Ti prego, dirmi che lo fa. No. Ah, sì, il gioco dei Pikmin per la Wii U. Che nemmeno conoscevo. E ora pure Jurassic Park ci si mette. Tutto questo per della Pepsi ed è finito. Ok. Mi sento abbastanza traumatizzato. Specialmente per quella della macchina. Meno male che era un uomo, onestamente. Cioè, ve lo dico davvero, meno male. Voglio che mi distragga con qualcosa di molto più... più... tipo... calmo. Tipo questo questo bellissimo modello di Eri che... uscirà sul workshop. Solo che devo... cioè, datemi il tempo di portarlo, ovviamente, anzi ve lo apro. E chiudo qui la live perché... che trauma. Non dato... Kimo e Waruidatta! No, Kimochi e Waruidatta! Ecco. Se non vedo altre pubblicità ne rimane ancora più scioccato. No, grazie, Ines. No. No, fucking thank you. Seriamente. Molto ridere a te. Peccato che non molto ridere a me. Ok. Prego, dimmi che funziona. Oh, ecco qui. Ciao, Eri, Chan. Se seguite My Rock Academia sapete chi è lei. Aspetta, no, non ho rimosso questa. Devo rimuoverla, sennò non me lo fa fare. Non dovevo, non sei stata te, infatti. Ok. Oh, poverina. Sei triste? Perché ti avrò portato in SFM e non lo sarai più. Peccato che hai tipo... bordello di ossa da tradurre e separare. Cosa ho appena fatto? Oh oh. Sì, ciao! Quanto cacchio di materiale ha questo modello? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se ne frega. Io ti darei l'Oscar. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hontoni, hontoni, arigato gozaimasu. File, file, dank. Thank you very much. Muito obrigado. Muchas, muchas gracias. Non conosco più lingue. Quanti cacchio di materiali ha? Fatemeli contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 materiali. Piccola, piccola, cara Eri. Sarei pure un angeletto, ma quanti materiali c'hai? Sai che ti dico, lo faccio domani off camera perché sono esausto. E traumatizzato, letteralmente, meno male che... cioè, triste, però... grazie alle flexes la posso far sorridere. Anzi, la farò sorridere proprio adesso. Vediamo un po' se riesco a farlo. Modalità render. Oh, poverino. Turn the front upside down, my little angel. Dov'è la... lo slider? Giusto? Eccolo qui. Cavolo. E non ha funzionato. Ah, per forza. Non è in body, ma è in head. Sicuro. Ecco, appunto. E voilà, un po' meglio. Ok, con questo sorrisetto io vi lascio. Ci vediamo alla prossima e come sempre spolliciate e iscrivetevi, anche se dopo questo mio saga non farete né l'una né l'altra. Cindrino Hono, away! Vado un attimo a bermi una camomilla e a dormire. Notte a tutti!